Amici di The Black Studio Sport Live, buonasera, benvenuti al Pala Maddalene di Chieri, dove fra qualche minuto avrà inizio la sfida fra Frenera Chieri 76 e Chioto Caserta, sfida valevole per l'undicesima giornata del campionato di pallavolo femminile Serie A2. Pronti a raccontarla per voi Luca Giannini e Roberto Maccario. Ciao Roberto, benvenuto. Allora, ultima sfida per entrambe le squadre, quella disputata domenica scorsa, 2-3-2, Chieri però vincente, Caserta invece sconfitta al tie break. Arrivano quindi due squadre forse un po' stanche e anche psicologicamente in una situazione diversa. Hai detto molto bene, stati d'animo opposti. Chieri reduce da una vittoria e vogliosa di continuare questo periodo positivo, Caserta reduce da una sconfitta, desiderosa di riscattarsi. Due partite finite al tie break, tutto lascia presupporre che ci aspetterà un match molto intenso e molto emozionante. Altro indizio che va a darti ragione è la classifica, un punto solo di distacco tra le due squadre, ne ha uno in più il Chieri che occupa la sesta posizione in classifica, ottava invece Caserta. Possiamo attenderci quindi equilibrio e una partita davvero decisa punto a punto. Equilibrio, appunto, Caserta vorrà fare di tutto per sorpassare Chieri in classifica, due squadre molto forti, due squadre che si equivalgono e motivo in più per seguire questo incontro con grande attenzione. Allora non ci resta che attendere che le ragazze ultimino il loro riscaldamento. Noi ci fermiamo un attimo, ci ritroviamo tra qualche secondo per le emozioni di questa partita, tra poco. Pala Maddalene di Chieri, undicesima giornata del campionato di pallavolo femminile Serie A2, Frenera Chieri, Chioto Caserta. Il Natale è alle porte, ma nessuno oggi vorrà regalare nulla all'avversario. Buonasera e benvenuti da Luca Giannini e Roberto Maccario. Ciao Roberto, manca davvero poco all'inizio di questa undicesima giornata del campionato. Vediamo in campo le ragazze che si occuperanno ovviamente dei palloni e vediamo anche gli arbitri, adesso misurano la rete, arbitri che lo ricordiamo sono i signori Federico Del Vecchio e Alessandro Somansino. Cosa ti aspetti da questo match, Robby? Sicuramente sarà un match molto combattuto, due squadre reduci da una partita terminata al tie break, vittoriosa per Chieri, terminata invece con una sconfitta per Caserta, due squadre con una posizione di classifica molto molto simile, ricordiamolo, Chieri 17 punti, Caserta 16 punti, quindi mi aspetto grande equilibrio e una partita molto molto combattuta. Cominciamo allora a leggere quelle che sono le distinte, partendo dalle padroni di casa del Frenera Chieri 76 che schierano 3 Agostino, 4 Mezzi, 5 Torrese, 6 Soriani, 9 Agostinetto, 10 Goesch, 11 Serena, 12 Curiazio, 14 Salvi, 15 Migliorin, 17 Moretto, 18 Vingaretti, coach Max Gallo oggi ha un traguardo importante ma ne parleremo dopo. Chioto Caserta che invece schiera 1 Casillo, 2 Percan, 3 Arelic, 4 Galazzo, 5 Aquino, 6 Gabbiadini, 7 Paioletti, 9 Modestino, 10 Barone, 11 Facchinetti, 12 Bottarelli, 13 Porzio, 14 Torchia, 17 Delellis, coach è il signor Gaetano Gagliardi. Arbitro che ha fischiato, ragazze che cominciano a prepararsi per il loro ingresso in campo, quindi ci siamo quasi, Roberto. Ci siamo quasi, Luca, c'è come al solito grande entusiasmo qui a Chieri, d'altra parte la squadra sta vivendo un buon momento, anche Caserta ha dei tifosi al seguito che hanno voluto stare vicini alla propria squadra, quindi insomma manca veramente molto poco e ripeto, prevedo un incontro molto emozionante, molto combattuto. Hai fatto bene a sottolineare anche la presenza dei tifosi giunti da Caserta. Vediamo adesso le ragazze che tornano in campo per il riscaldamento. Probabilmente c'è qualche problema perché siamo un po' in ritardo. Partita che doveva iniziare alle 17. Invece siamo di nuovo appunto con le ragazze in campo. Stiamo cercando anche noi di capire cosa sta succedendo, Roberto. Sì, il riscaldamento si prolunga, le due squadre stanno studiandosi e comunque sicuramente ci sarà da lottare. Ricordiamo che entrambe le squadre sono, come dicevamo prima, reduci da una partita al tie break, quella di Chieri contro Anagni, vittoria per 3-2
è durata più di due ore, quindi insomma anche oggi potrebbe aspettarci un incontro molto molto lungo. Eh sì, hai detto bene, hai parlato della sfida di Chieri, andiamo anche a ricordare invece quella che è stata l'ultima partita delle ospiti, le ragazze di Caserta, che hanno interrotto una striscia di tre vittorie consecutive, che era partita dalla partita vinta appunto in casa contro Olbia, e si è interrotta domenica contro la Delta Informatica, quando appunto le giocatrici campane sono state sconfitte per 20-22 in un tie-break tiratissimo. Tie-break tiratissimo, hai citato Olbia. Olbia, squadra battuta in trasferta, anche battuta da Chieri, quindi per Chieri doppio successo in trasferta contro Anagni e contro Olbia, quindi insomma vittime importanti per la squadra di Max Gallo. Eh sì, qui intanto l'attesa si sta un attimo prolungando, ancora non ci è chiaro il perché, però noi continuiamo a raccontarvi qualcosa. Ad esempio possiamo andare a leggere la classifica, Roberto, classifica che vede in testa, lo ricordiamo, Volley 2002 Forlì, 27 punti, un vantaggio già di 6 punti su Soverato che segue a 21, poi a 19 Monza, 18 punti per Delta Informatica e Olbia appunto, 17 Chieri, 16 Pesaro, 16 anche per Caserta, 15 Lardini Filottrano, 13 Clendi Aversa, 10 punti per la Lilliput, ultima squadra capace di battere il Chieri, 8 punti per Palmi, 7 per Rovigo, che è stata l'avversaria dell'ultimo match casalingo qui al Palla Maddalene, e chiude la classifica la Omia Cisterna con 5 punti. Ricordiamo, Dario, che la prima classifica va direttamente in A1, mentre dalla seconda alla settima si disputano i playoff, quindi Chieri e Caserta in questo momento sarebbero in lotta per questa posizione. Hai detto molto bene, come dicevamo in fase di presentazione, Caserta avrà quest'oggi l'obiettivo di sorpassare Chieri in classifica, mentre la squadra collinare vuole chiudere al meglio questo 2015 con una vittoria che le consentirebbe di proiettarsi nelle zone nobilissime della classifica. Quindi la posta in palio è molto alta, è una partita molto sentita da entrambe le parti, che potrebbe segnare una svolta importante in questo torneo. Andando ad analizzare quello che è il cammino del Chieri, possiamo vedere come in casa la squadra guidata da coach Gallo sia quasi imbattibile, 3-1 a Lardini Filottrano, 3-1 a Pesaro, 3-1 anche a Soverato, 3-0 alla Beng Rovigo, 3-2 contro Olbia, una sola sconfitta per 3-2 contro la Delta Informatica in questo palazzetto che, ricordiamo, l'anno scorso è rimasto imbattuto fino ai playoff. Un palazzetto che rappresenta sicuramente uno dei punti di forza di Chieri, come abbiamo sottolineato in precedenza, il pubblico locale è molto, molto attaccato alla squadra e non è facile per nessuno venire a giocare e soprattutto a vincere qui. Lo speaker del palazzetto, Gabriele Giovine, sta leggendo le formazioni, segno che probabilmente dovrebbe mancare poco. Intanto le ragazze hanno prolungato il loro riscaldamento, questo può incidere, questo ritardo, secondo te, Roberto? Ma non credo, nel senso che anzi le due squadre hanno avuto modo di scaldarsi ulteriormente, provare alcuni fondamentali, battuta, ricezione, difesa. È chiaro che forse dal punto di vista emotivo erano pronte per entrare in campo e questo può avere un po' rotto il ritmo, però insomma credo che non si tratti di nulla di irreparabile. Abbiamo parlato di grande equilibrio, lo dice la classifica, lo dicono anche i numeri delle diverse giocatrici in campo, quindi che partita ti aspetti, Dario? Rischiamo in senso ovviamente positivo di avere una partita molto lunga e molto intensa. Assolutamente sì, è una partita, come dicevamo, che si preannuncia intensa ed emozionante. Chieri ha giocato per più di due ore nell'ultima gara contro Anagni. Hai sottolineato bene in precedenza il lunghissimo tie break che ha visto protagonista invece Caserta, quindi potrebbe veramente andare per le lunghe. Ringrazierà però il pubblico, che potrebbe assistere a una partita molto divertente, molto spettacolare. Pubblico che vediamo dai volti un po' incerto, sta cercando di capire il motivo di questo ritardo, però dovrebbe adesso mancare poco.
vediamo il pubblico di Caserta che inizia a sventolare sia il tricolore nazionale sia il tricolore che rappresenta i colori della formazione campana, rosa, nero e bianco. Le ragazze stanno lasciando il campo, pronte ovviamente a rientrare tra qualche minuto. Roberto, probabilmente ci siamo. Probabilmente ci siamo, questa attesa inaspettata e prolungata forse però ha aumentato ulteriormente la curiosità nei confronti di questo match. Adesso sembra veramente tutto pronto, vedremo quali saranno le scelte, quali saranno i sestetti iniziali decisi dai due allenatori. Sì, ovviamente è molto importante anche capire chi inizierà la partita. Ci sono sicuramente diverse protagoniste da cui possiamo attenderci un buon match. Ti faccio due nomi su tutte, uno da una parte e uno dall'altra. Marta Agostinetto, la grande protagonista del Chieri, capace finora in stagione di mettere a segno ben 152 punti. Dall'altra parte possiamo cominciare ad esempio parlando di Anastasia Arelik, giocatrice bielorussa che qualche mese fa ha disputato gli europei. Però Roberto, mi interrompo un attimo perché c'è un momento, potrei definirlo storico, ovvero la premiazione a coach Max Gallo che oggi raggiunge le 200 presenze sulla panchina del Fenera. Assolutamente un traguardo molto molto importante per lui. D'altra parte coach Gallo è un punto di riferimento fondamentale per tutto l'ambiente di Chieri. L'anno scorso ha fatto un grande lavoro con questa squadra e si sta confermando anche quest'anno, anche in A2, in una serie superiore. Premiazioni, scusate, che stanno diventando quasi abituali qui alla Palla Maddalena. Nell'ultimo incontro, quello contro Rovigo, era stata premiata l'ex capitana Valentina Soriani, anche lei capace di raggiungere un traguardo importante in quanto a presenze. Oggi è stata la volta del coach, dicevamo appunto Roby, Agostinetto da una parte, Arelik dall'altra, ma non solo. Esattamente, Agostinetto, grande protagonista nel tie break dell'ultima sfida vittoriosa di Chieri, dove ha messo a segno 7 punti, compreso più il match point decisivo, e Arelik dall'altra parte, una giocatrice di caratura internazionale, come hai giustamente sottolineato. Oltre a loro c'è da aspettarsi una grande prova anche da Vivi Goes, che ha messo a segno 17 punti nell'ultimo incontro. Vivi Goes che nell'ultimo incontro rientrava dopo lo stop dovuto a quel brutto incidente capitato a casa della Lilliput quando aveva avuto uno scontro con il palo palo che sorregge la rete. Vediamo appunto adesso queste giovani ragazze asciugare il campo da gioco, poi sarà davvero il momento dell'ingresso in campo delle due squadre. Siamo veramente sta per iniziare questo incontro tanto atteso. Vedremo appunto quali saranno le scelte dei due coach. Direi che per quanto riguarda Chieri il sestetto potrebbe essere già piuttosto definito e le protagoniste sono quelle che abbiamo sottolineato in precedenza. Ci tengo a ricordare altre giocatrici che potranno dare un apporto fondamentale, come per esempio Natalia Serena, giocatrice in maglia numero 11. Eh sì, il capitano di Chieri, giocatrice sicuramente importante che sta facendo la differenza in questo campionato, già 133 i punti messi a segno, ed eccole finalmente, potremmo dire, le protagoniste in campo, pronte a raccogliere l'applauso del pubblico e ovviamente a tributarne uno ai tanti presenti. Ragazze che adesso si salutano, poi come abitudine, come rito, usciranno dal campo e rientreranno solo le 6 che cominceranno questa partita che quindi, come già abbiamo avuto modo di sottolineare, si preannuncia interessante, intensa, e partita che, come accennavi tu in apertura, potrebbe anche valere, facciano ovviamente gli scongiuri i supporter di Chieri, un eventuale sorpasso di Caserta in classifica. Hai detto molto bene, Caserta vuole questo sorpasso in classifica, e ricordiamo che sono due squadre che sono state tra virgolette ripescate in questa serie, in quanto Chieri aveva perso i playoff l'anno passato, ma poi è salita a causa della rinuncia di Porcia, mentre Caserta era retrocessa in B1, ma poi è stata ripescata. Nonostante questo, stanno disputando un ottimo campionato e stanno dimostrando di meritare ampiamente la categoria di appartenenza.
Caserta che rispetto all'anno scorso ha anche cambiato in maniera importante quello che è il suo roster. Solo 5 sono state le giocatrici confermate, si tratta di Perkan, Gabbiadini, Barone, Torchia e Dell'Ellis, tutte le altre sono nuove. Caserta che ha fatto questo mix tra giovani ragazze e giocatrici più esperte è partita male, 3 sconfitte nelle prime 3 partite, poi una serie importante, 5 vittorie da lì in poi, una sconfitta per 3-2 e una sola partita chiusa senza portare a casa punti, quella a Pesaro persa per 3-1. Credo che sia la ricetta giusta, Luca, un mix di esperienza e gioventù, appunto le giocatrici più esperte chiamate a trascinare le altre anche sotto il profilo motivazionale, sotto il profilo del carisma, e ragazze più giovani quindi piene di entusiasmo e vogliose di dimostrare tutto il loro valore in un campionato così importante. Le ragazze che adesso entrano in campo vengono caricate dal pubblico. Vediamo che sono entrate, quindi cominceranno la partita Casillo, Perkan, Arelic, adesso entra Barone se non ho visto male, ragazze che ovviamente si salutano, riconosco in campo anche la Dell'Ellis, adesso il momento invece delle padrone di casa, vediamo se ci saranno novità rispetto a quello che poi di solito è il sestetto che schiera Max Gallo, come probabilmente giusto e logico che sia avere un sestetto di partenza quasi fisso, potremmo dire. Hai detto molto bene, Max Gallo che fa affidamento su, diciamo, uno zoccolo duro, giocatrici che gli garantiscono sicurezza soprattutto in partenza, perché iniziare il match con il piede giusto è sicuramente una cosa fondamentale in vista poi del proseguimento di tutta la partita. E Chieri, che possiamo vedere, inizierà il match con Mezzi, Agostinetto, Goesch, Salvi, Vingaretti, Serena e con il suo libero Silvia Agostino. Vediamo arrivare finalmente il pallone. Allora Roberto, scusami, ti ho già chiamato Dario un paio di volte, ovviamente sbagliando, confondendomi. Il pallone c'è, le ragazze ci sono, come dice un nostro illustre tra virgolette collega, forse l'attesa è finita. L'attesa è finita, non ci sono grosse novità appunto nel sestetto di Chieri, quindi le giocatrici che pensavamo sarebbero scese in campo effettivamente ci sono, quindi ci sono tutti gli ingredienti per assistere a una bella partita. Vediamo il pallone che viene consegnato nelle mani delle giocatrici di Caserta, esattamente nelle mani del numero 17, Sara Dell'Ellis, giocatrice che, come dicevamo in precedenza, già l'anno scorso militava nella società rosanera. Ed ecco che comincia questa partita, Dell'Ellis al servizio, ricezione di Serena che adesso andrà anche a schiacciare, lo fa in rete, primo punto per Caserta. Qui un errore piuttosto insolito da parte della capitana, che ha chiuso troppo il braccio facendo terminare il pallone in rete, primo punto per Caserta. E Dell'Ellis che ovviamente va a servire il secondo pallone di questa partita, sbaglia la battuta 1-1. Un altro errore, non precisissime le due squadre in questo inizio di gara, due errori consecutivi, 1-1, e Chieri che va in battuta con Vivi Goesch. Vivi Goesch, ragazza brasiliana di Recife, quindi 1-1 in questa apertura di match. Ecco il servizio di Goesch, la ricezione di Arelic, poi prova con un pallonetto Facchinetti, Goesch dall'altra parte, Serena prova a rifarsi dell'errore precedente e ce la fa. Si riscatta subito Natalia Serena, molto buona la scelta della Vingaretti di ridarle nuovamente fiducia per farle subito prendere il ritmo giusto, farle subito iniziare la partita nel modo migliore. Vingaretti che infatti riceve, se non ho visto male, anche i complimenti da coach Gallo. Goesch alla battuta, ricezione di Arelic, cercata ancora l'Arelic, il muro vincente di Giulia Salvi. Molto brava qui Giulia Salvi, ottima scelta di tempo per lei, muro che diventa implacabile per l'attacco della Chioto Caserta. E quindi Vivi Goesch può continuare la sua serie alla battuta numero 10 del Fenera Chieri. Ecco il suo servizio preciso, quasi stava per trasformarsi in un ace. Prova Perkan, Agostinetto, Vingaretti per Serena, ancora il pallonetto di Natalia Serena con un miracolo Barone, pallone dall'altra parte, Mezzi, Vingaretti che stavolta cerca Giulia Salvi. Dall'altra parte viene cercata ancora Perkan, Mezzi molto attenta, scambio intenso e prolungato, Serena con tutta la potenza del caso, 4-1. Secondo punto per Serena, viene cercata spesso da Vingaretti,
qui ha optato per una soluzione di potenza. Dopo una prima difesa, il muro di Caserta non ha potuto farci nulla e quindi quarto punto per Chieri, che parte subito molto molto forte. E Tiotto Caserta che ovviamente non ci sta, coach Gagliardi non è sicuramente d'accordo a far scappare via le padrone di casa, e allora chiama time out. Non è partita bene la formazione ospite. No, un po' di imprecisione, poca decisione invece in fase offensiva. Chieri che invece, al di là dell'errore iniziale di Serena, non ha sbagliato quasi nulla e quindi si trova meritatamente in vantaggio per 4-1, ma siamo soltanto alle battute iniziali del match, Luca, quindi è molto molto presto per trarre delle conclusioni. Beh, certamente, però sono comunque punti che chissà, a fine set vedremo se avranno o meno fatto la differenza. Timeout già finito, timeout ovviamente breve, e quindi Vivi Goesch può andare al nuovo servizio. Ricordiamo punteggio 4-1 per Chieri. Goesch, Arilic nuovamente a occuparsi della ricezione, poi Perkan sbaglia completamente la misura. Qui brutto errore da parte di Perkan, un attacco in cui c'era solo potenza ma pochissima precisione, sicuramente poteva essere gestito meglio questo pallone. Chieri ringrazia e si porta sul 5-1. E Vivi Goesch ormai sta facendo l'abitudine al servizio, però stavolta lo sbaglia, 5-2. Errore da parte di Vivi Goesch dopo una serie positiva, il pallone è terminato in rete, rifiata Caserta, ma certo è che la formazione ospite deve fare vedere qualcosa di più per mettere in pensiero la squadra ospitante. E ci proverà a partire da questo servizio della Arelic, mezzi in ricezione, Vingaretti cerca Giulia Salvi. Ottimo attacco di Giulia Salvi che dimostra di essere subito in partita dopo il muro precedente. Un primo tempo veramente imprendibile per la difesa di Caserta, 6-2, distanze che rimangono inalterate. Giorgia Vingaretti, lei sempre molto precisa nelle alzate, adesso andrà a servire con sua mano destra. Arelic come sempre si occupa della ricezione, poi il punto di Facchinetti. E qui Caserta rende pan per focaccia, un attacco dal centro come era avvenuto prima da parte di Chieri, quindi 6-3. Rimane in partita la squadra di coach Nino Gagliardi. È proprio Facchinetti che andrà a servire, lo fa dal lato sinistro del campo, la numero 11. Suo servizio che sorpassa la rete viene ricevuto da Salvi, cercata Agostinetto, e brava proprio Facchinetti a opporsi. E adesso Perkan prova a trovare il pertugio giusto, non lo trova. Altra chance per Agostinetto che viene murata. Vingaretti, Agostino cambia lato, viene a cercare Serena che mette lungo. Ha cercato una soluzione lungo linea qui Natalia Serena, l'idea non era male, il pallone è terminato out di poco, si riporta sotto Caserta 6-4, partita apertissima. E nuovamente Fabiola Facchinetti ad andare al servizio, il suo servizio con la mano destra ricevuto da Serena, di nuovo cercata Agostinetto che stavolta non sbaglia. L'avevamo vista poco fin qui, era mancata all'appello dei punti, si è subito fatta vedere con un attacco dei suoi, imprendibile per la difesa ospite, 7-4 per Chieri. E servizio che torna alle ragazze bianco-blu, vediamo in battuta la capitana, vale a dire Natalia Serena. Suo servizio come sempre da molto lontano rispetto al campo, Giulia Salvi chiamata subito in causa. Qui molto negativa la ricezione da parte della Chioto Caserta, e quando hai di fronte avversarie come la Salvi, di fronte a errori del genere non ti perdonano. E quindi Chieri prova nuovamente a riallungare, 8-4, servizio di Serena, ricezione come sempre di Arelic, poi prova Casillo e trova il primo punto della sua partita. Qui ottimo attacco da parte di Casillo, poteva farci veramente poco la difesa di Chieri, e infatti Caserta si porta sull'8-5 e cerca di rimanere in partita per questo primo set. Perkan, Sonia Perkan, primo servizio della sua partita. Agostino, Vingaretti a cercare Anna Mezzi, il tocco del muro, punto che però viene assegnato a Chieri. Qui una soluzione piuttosto intelligente da parte di Anna Mezzi, che ha visto l'impossibilità di attaccare in maniera più pulita, allora ha cercato le mani del muro e ha trovato un punto molto intelligente e molto importante per la sua squadra. Giulia Salvi, servizio che quasi sembrava andare in rete, invece passa di là, si fa chiamare in causa e ingolosire Sonia Perkan. Grande fast da parte di Sonia Perkan, che trova un bellissimo punto, ha visto il varco nella difesa di Chieri e non ci ha pensato due volte a mettere giù questo pallone. Noemi Porzio,
ragazza che tra l'altro è nata a Novara, quindi è quasi di casa in terra piemontese. Mezzi in ricezione, Vingaretti, Goesch, manca il pallone. E qui non si sono capite le due giocatrici di Chieri, un'alzata sicuramente non impeccabile, mentre la Goesch salta fuori tempo. Ne viene fuori un punto piuttosto fortunoso per Caserta, che si porta sul 9-7. E serve nuovamente con Porzio, molto forte, Serena va a evitare l'Eis. Mezzi col pallonetto, un mezzo miracolo non riuscito però a proprio Noemi Porzio, anche se le ragazze non sembrano d'accordo con la decisione dell'arbitro. Anna Mezzi che mette giù il suo secondo punto, quindi anche lei magari è stata meno appariscente fin qui, ma il suo apporto si è fatto sicuramente sentire. Alla battuta il turno di Marta Agostinetto, numero 9 di Chieri, ricezione pulita da parte di Barone, poi prova da lontano Percan, è attenta ancora Agostinetto che adesso viene chiamata all'attacco, si oppone in qualche modo Barone ma nulla può. È un attacco veramente difficile da contenere questo da parte di Marta Agostinetto, il libero della squadra ospite ha fatto il possibile ma era un attacco veramente molto molto difficile, quindi 11-7 per Chieri. Agostinetto che come sempre quando va a scaricare potenza fa quasi paura alle avversarie, adesso va nuovamente a servire però sbaglia in lunghezza e mette fuori. È un errore che da lei non ci si aspetta, ma sbagliano anche i migliori, Luca, quindi 11-8 per Caserta che comunque si tiene lì pronta a fare il balzo decisivo e a raggiungere Chieri. Servizio di Luisa Casillo, sfiora anche lei in qualche modo Serena, poi Agostinetto forse con un po' di fortuna trova il punto. Fortuna forte smetuit ignavo spremit, come si dice Luca, quindi aiuta gli audaci. In questo caso l'attacco dalla seconda dell'Agostinetto è stato un po' fortunoso ma anche molto molto intelligente ed è andata a trovare un bellissimo punto. E sul 12-8 si va al time out, quindi sono 4 i punti che separano Caserta da Chieri, quei 4 punti forse che ballavano all'inizio, ma diciamo che c'è partita e lo abbiamo detto tante volte, immaginavamo proprio che andasse così la sfida. Sì, ci aspettavamo equilibrio ed effettivamente equilibrio si vede fin qui in campo. Chieri ha sbagliato di meno, ha trovato maggiori soluzioni anche a livello offensivo e quindi questo vantaggio di 4 punti ci sta per quanto visto in campo, e ci aspettiamo però una seconda parte di set altrettanto combattuta in cui potrà succedere veramente di tutto. Curioso vedere Roberto come dalla panchina di Caserta vediamo Bottarelli dare indicazioni a Dell'Ellis, una giocatrice quindi che è in panchina che spiega qualcosa a chi è in campo. Dalla panchina a volte si riesce a vedere meglio che dal campo. Possono arrivare dei consigli preziosi ed è bello che anche le giocatrici non impegnate in campo si sentano partecipi e diano indicazioni alle compagne. Partita che con time out concluso può riprendere. Mezzi, ricezione di Arelic che adesso viene chiamata all'attacco, il tocco del muro di Chieri, allora Vingaretti l'alzata a cercare Goesch che prova il pallonetto, si difende in qualche modo Caserta, poi Casillo costretta a rimandare solo la palla di là, prova Vivi Goesch, mette probabilmente fuori, sì è così. Dopo uno scambio molto lungo la Goesch ha provato un attacco piuttosto difficile che è terminato fuori. Non un grandissimo inizio di partita il suo, 2 errori piuttosto banali, ma avrà tutto il tempo per riscattarsi. Dell'Ellis, lei che aveva aperto il match in battuta, Mezzi, Vingaretti viene a cercare Serena, tocco del muro, allora Porzio che va a cercare l'attacco di Arelic, si difende Chieri che riprova ancora una volta con Serena, il pallonetto, il nastro che accompagna di là la palla, nuovamente Arelic, altro scambio prolungato, Agostinetto, Vingaretti va a cercare di nuovo Serena, c'è il fischio dell'arbitro, punto assegnato a Caserta, 2 tocchi. Qui un errore piuttosto insolito da parte della Vingaretti, quindi qualche imprecisione di troppo per Chieri che consente a Caserta di riportarsi sotto, 12-10 per le padrone di casa. Dell'Ellis che serve, Serena riceve, Vingaretti a cercare l'attacco di Marta Agostinetto. La pipe dell'Agostinetto è veramente imprendibile, un attacco dalla seconda di rara potenza, nel momento più difficile della sua squadra la prende per mano e la riporta sul 13-10. Quasi un classico in queste partite di Chieri vedere Agostinetto prendere, come hai giustamente detto tu, per mano le compagne. Vivi Goesch
brasiliana al servizio, Arelic non riceve bene e ovviamente Natalia Serena non perdona. Fotocopia di un'azione vista all'inizio del match, un errore piuttosto banale in ricezione da parte di Caserta consente a Chieri di mettere giù il pallone del 14-10. Natalia Serena approfitta di questo errore e Vivi Goesch va di nuovo a servire, ricezione questa volta del libero Barone, poi l'attacco forte di Perkan che butta giù la Mezzi che è riuscita comunque ad opporsi. Allora può ancora riprovare la formazione di Caserta, di nuovo giù la Mezzi, stavolta Perkan fa punto. Grandissimo attacco di Perkan, ma lasciami sottolineare Luca la grande difesa da parte di Anna Mezzi, prima la tiene, dopo non riesce a difendere ma comunque ci va vicina, quindi grande abnegazione da parte sua. Arelic prende il pallone, pronta a servire, Mezzi, ancora lei, Vingaretti cerca dietro Agostinetto, tocco del muro e punto per Chieri. Ancora un punto da parte di Marta Agostinetto, sta disputando davvero una stagione strepitosa e sicuramente un valore aggiunto, un punto di forza in Chieri, ma lo sta dimostrando anche quest'oggi. Vingaretti, un'altra delle giocatrici più brillanti del Fenera Chieri in questa prima parte di stagione. Adesso è Perkan che prova, ancora il punto di Perkan che è andata a cercare Anna Mezzi che non è riuscita a opporsi. Anche Perkan sta disputando sicuramente una grande partita, due punti consecutivi, ricordiamolo, Sonia Perkan ala 186 cm, classe 1981. D'altronde anche in questo caso non si tratta di una novità, ben 220 punti messi a segno finora. Qui l'errore in battuta di Facchinetti permette a Chieri di riprendersi il punto. È chiaro che Caserta, se vuole rimanere in partita, deve evitare questi errori. Ci sono già stati alcuni appunto errori piuttosto banali che consentono a Chieri questo distacco di 4 punti. Natalia Serena, come sua abitudine, serve da lontano. Qui viene cercata ancora Casillo, Luisa Casillo, e punto per Caserta. Un buon punto da parte di Casillo, in questo caso Caserta ha optato per la soluzione con l'attacco dal centro e bene ha fatto perché ne è venuto fuori il punto del 16-13. E Sonia Perkan, di cui parlavamo poco fa, che serve ma sbaglia, altro errore in battuta, stanno diventando tanti. Altro errore in battuta, sta sbagliando veramente troppo la formazione ospite. Chieri invece è più precisa anche in questo fondamentale, cosa che le consente di avvicinarsi alla fine di questo primo set. Giulia Salvi sbaglia, anche lei restituisce l'errore, potremmo quasi dire. Avevamo appena parlato della precisione di Chieri al servizio, invece è subito arrivato un errore a smentirci prontamente, Luca. Sul 17-14 allora Caserta può andare a battere nuovamente, lo fa con Noemi Porzio, stavolta il servizio è ben fatto, Anna Mezzi da lontano, bel punto questo. Grande attacco da parte di Anna Mezzi, ottimamente servita dalla Vingaretti, terzo punto di Anna Mezzi che sta disputando una grande partita sia in attacco sia in fase di ricezione. Adesso Marta Agostinetto prende il pallone e si prepara a servirlo, servizio buono ricevuto in qualche modo da Barone, pallone che quasi colpisce l'arbitro, altro punto per Chieri. Un buon servizio Luca, ma lasciami sottolineare come la ricezione da parte di Barone non sia stata impeccabile, quindi ancora un errore da parte di Caserta. 19-14, diciamo che Chieri forse non ha questo set in cassaforte, però ha buone probabilità di portarlo a casa per come si stanno mettendo le cose. Eh sì, possiamo dire che quasi inizia a sfiorarlo, inizia a sentirlo vicino, e in una partita che appunto, come detto, più e più volte si annuncia equilibrato, prendere subito un set di vantaggio può essere un fattore importante. Assolutamente, consentirebbe alla squadra di partire subito nel migliore dei modi e costituirebbe un vantaggio anche dal punto di vista psicologico. Già terminato il time out, quindi squadre che sono già nuovamente in posizione con Marta Agostinetto che andrà di nuovo a servire, ricordiamo il punteggio 19-14 per Chieri, servizio di Agostinetto, ricezione Barone, l'alzata di De Lellis a cercare Arelic, si oppone in qualche modo Serena, nulla può. Arelic, hai parlato di lei nella presentazione della partita, giocatrice di valore internazionale, fin qui si è vista poco, ma
questo attacco è stato veramente molto molto positivo da parte sua. Adesso Luisa Casillo, la centrale di Caserta, serve Serena Vingaretti, cerca dietro Vivi Goes, il tocco del muro facilita la difesa di Caserta, allora Anna Mezzi in qualche modo si oppone e manda di là la palla Perkan, adesso prova ancora Mezzi, ancora Perkan, Delellis viene a cercare Arelic e il punto però è per Chieri perché c'è stata una scorrettezza. Scambio prolungato, alla fine ha avuto la meglio Chieri che si porta sul 20-15, intanto Max Gallo catechizza l'Agostinetto, evidentemente ha qualche prezioso consiglio da darle. Eh sì, sicuramente, adesso vediamo se proprio Marta Agostinetto verrà chiamata in causa, così magari scopriremo quello che le ha richiesto coach Gallo. Anna Mezzi, servizio che colpisce quasi Porzio, poi pallone che viene mandato di là, Porzio che sembra essersi subito ripresa, Goes, Barone attenta, Agostino, Vingaretti dietro per Marta Agostinetto, ancora Barone, ancora Marta Agostinetto, chissà che non le avesse chiesto proprio questo. Grande difesa da parte di Barone sull'attacco precedente di Goes, ha provato a ripetersi su quello di Marta Agostinetto ma l'attacco era davvero troppo potente, quindi ancora un punto da parte della giocatrice di Chieri e squadra collinare che si porta sul 21-15. Nelle file di Caserta entra in campo Sonia Galazzo, fa il suo debutto in questa partita, cambio dunque di palleggiatrice perché è uscita Sara Delellis. Mezzi, Arelic, cercata proprio la neo entrata Galazzo, si difende Chieri con Agostino e poi l'attacco di Natalia Serena, scappa via Chieri, 22-15. Lungo linea perfetto da parte di Natalia Serena, la capitana di Chieri, che non lascia scampo alla difesa ospite, 22-15, quindi set quasi praticamente concluso, ma il condizionale è d'obbligo, Luca. Certo, non si può mai dire, ma sarebbe quasi clamoroso se Chieri non portasse a casa questo set. Mezzi però fa un errore in battuta. Errore in battuta, ha cercato l'angolo libero, il pallone è uscito di poco, però una soluzione comunque intelligente da parte della giocatrice in maglia numero 4. Proprio la quasi neoentrata Sonia Galazzo, ragazza molto giovane, 18 anni, va a occuparsi della battuta, Serena riceve, Vingaretti va a cercare ancora Serena, la magia di Natalia Serena. Questo è un attacco di grande esperienza e di grande intelligenza, Serena che sta facendo punti in tutti i modi in questo primo set, le mancava una soluzione di questo tipo, pallone che è andato a posarsi là dove nessuna giocatrice avversaria poteva arrivare. E sul 23-16 Vivi Goes torna alla battuta, la ricezione di Barone, l'alzata a cercare Arelic, il muro vincente di Chieri, set point. Grandissimo muro da parte di Chieri, ma un attacco un po' approssimativo da parte dell'Arelic che ha forse forzato troppo questa conclusione che poteva essere gestita in maniera diversa. E adesso una mossa che siamo abituati a vedere fare da coach Gallo, fine set dentro Sofia Moretto, sempre una mossa quasi a sorpresa, lei che mancina quindi può offrire soluzioni diverse, Goes, ricezione Arelic, cercata poi Perkan che si arrampica, Serena senza troppi problemi, l'alzata di Giulia Salvi proprio a cercare Serena, Galazzo attenta. Adesso può provare un altro attacco Arelic che viene murata da Giulia Salvi, pallone out però. Qui Giulia Salvi salta molto molto bene con un'ottima scelta di tempo, ma il pallone termina out, quindi Chieri deve rimandare l'appuntamento con la vittoria del primo set. Torna in campo Vingaretti, gli aveva lasciato il posto alla Moretto. Adesso tocca di nuovo alla numero 18 di Chieri, servizio Arelic, ricezione ancora una volta di Mezzi, Vingaretti si arrampica con un pugno quasi Giulia Salvi, ma Caserta è molto attenta e porta a casa il punto con Galazzo, se non ho visto male. Molto buono questo attacco da parte di Caserta che rimane in vita con questa soluzione dal centro, 24-18, quindi set ball rimandato. Non si vuole arrendere Caserta e non potrebbe essere altrimenti. Arelic, Mezzi, Vingaretti a cercare le mani di Natalia Serena, attenta Barone se non ho visto male, anzi non era lei, era Delellis. Vingaretti, pallone dietro per Anna Mezzi, Barone stavolta attenta, Arelic fa segno che si occupa lei del pallone, poi Perkan, ancora Anna Mezzi, insuperabile. Agostino cerca Marta Agostinetto,
lì però non c'è lo spazio per trovare il punto, punto che invece viene trovato dalla Perkan. Qui un'ottima azione da parte di Caserta con un grande attacco della Perkan, ma lasciami sottolineare, Luca, l'ottima prova in fase difensiva del libero maglia numero 10 Federica Barone, 175 centimetri, una giocatrice classe 1990 che quest'oggi sta davvero facendo molto molto bene in fase difensiva. Giocatrice tra l'altro che porta non solo i colori di Caserta ma anche il sangue, essendo lei nata a Santa Maria di Capua Vetere, provincia di Caserta, come curiosità anche l'altro libero della formazione campana, vale a dire Paola Paioletti, anche lei di Capua Vetere, e quindi questa è una piccola curiosità. Mentre si è consumato il time out 24-19, Roby, Chieri non ha ancora chiuso questo set non ha ancora chiuso. Sicuramente Gallo avrà catechizzato le sue giocatrici chiedendo maggiore concentrazione per chiudere il prima possibile questo primo parziale. Arelic ha servito, Vingaretti viene a cercare Agostinetto che prova di potenza ancora a Barone. Adesso il pallone, provato un attacco Porzio, non ce l'ha fatta. Vingaretti allora può cercare ancora Serena, il pallone è largo, il punto è di Caserta nonostante qualche timida protesta di Natalia Serena. Qui un'alzata non impeccabile da parte di Giorgia Vingaretti, pallone troppo lungo per Natalia Serena che ha provato con un lungo linea dei suoi, ma la palla è terminata out. Si allunga la serie di servizi di Anastasia Arelic. Serena, Vingaretti a cercare ancora il capitano di Chieri, il tocco del muro, e allora Barone, Galazzo può cercare ancora Perkan, Mezzi si oppone in qualche modo, Agostino riesce a tenerla, Agostinetto dall'altra parte, Marta Agostinetto, il set, il primo set per Chieri. Lo ripetiamo ancora una volta, è lei a togliere le castagne dal fuoco nei momenti più difficili. La situazione si stava facendo un po' pesante per Chieri che non riusciva a mettere giù il pallone decisivo e, come si dice in America, Luca, money in the bank, il pallone viene dato a Marta Agostinetto che lo mette giù e regala alle sue compagne il primo parziale. Agostinetto, che tu avevi già sottolineato in precedenza essere protagonista finora di una grande stagione, lei che tu avevi parlato prima di ripescaggi, si era guadagnata la categoria sul campo giocando l'anno scorso nelle file di Porcia e proprio contro Chieri. Porcia era riuscita ad agguantare la 2 prima di dover rinunciare all'iscrizione al campionato. Evidentemente Chieri in un modo o nell'altro era nel suo destino, quest'anno veste la maglia bianco-blu e lo fa nel migliore dei modi, risultando sempre una delle giocatrici più decisive all'interno del gruppo guidato da Max Gallo. Roberto, primo set andato dunque a Chieri, 25-20, abbiamo visto sempre condurre la formazione di coach Gallo, nel finale però Caserta si è rifatta sotto, chissà che non possa servirle a prendere coraggio in vista dei prossimi set. Sì, Caserta che ha mostrato di avere delle buone qualità tecniche all'interno del suo organico, come abbiamo sottolineato in precedenza ha probabilmente sbagliato un po' troppo in fase sia difensiva che offensiva, consentendo a Chieri, che ha messo in campo maggiore precisione, di aggiudicarsi il primo set. Però ogni parziale ha una storia a sé e quindi molto probabilmente ci aspetterà un secondo set combattuto dove sarà tutto assolutamente da rifare. Hai parlato di combattimenti, set combattuto, e mentre tu parlavi sono entrati sul terreno di gioco dei ragazzi che adesso faranno qualche esibizione di combattimenti con la spada laser. Sono ragazzi appartenenti alla scuola Ludo Sport Like Saber di Torino che intratterranno il pubblico, intratterranno anche voi che ci state seguendo da casa durante le pause tra un set e l'altro. Noi ovviamente nel frattempo continuiamo la nostra analisi della partita. Ti chiedo, Roberto, due protagoniste, magari una per parte, anche se ho idea di chi potresti nominare. Beh, l'abbiamo citata prima, Marta Agostinetto sicuramente è stata decisiva all'interno della rosa di Chieri, ma citerei anche Natalia Serena, la capitana, che ha sicuramente disputato una grande prima frazione al pari di Anna Mezzi.
nelle fila di Caserta. Sicuramente il libero Barone ha disputato una buona gara, così come Sonia Perkan, che ha messo giù alcuni palloni importanti. Ci aspettavamo forse qualcosa di più da parte della Arelic, che si è vista soltanto a sprazzi, ma avrà sicuramente tutto il resto dell'incontro per mettere in mostra tutto il suo valore. L'abbiamo nominata in precedenza, Anastasia Arelic, dicendo come in quest'anno a ottobre ha disputato l'europeo con la sua nazionale, quella bielorussa, europei disputati in Belgio e Olanda, in cui la Bielorussia è stata eliminata al playoff dopo il girone dalla Polonia. Non era il primo per lei, che aveva già giocato l'europeo del 2013, quindi presenza fissa nella nazionale bielorussa. È terminato intanto il momento di pausa tra un set e l'altro. Ci siamo quasi, Roby, sta per iniziare la seconda frazione. Tutto è pronto, vedremo quale sarà la reazione di Caserta, che vorrà riportarsi in parità, mentre sicuramente Chieri vorrà portarsi sul 2-0 per mettere una seria ipoteca sulla conquista di questo match. E tocca a Chieri servire il primo pallone del match, più precisamente tocca ad Anna Mezzi, una delle protagoniste ovviamente del primo set. Tu l'hai giustamente nominata più volte, Roberto, attenta soprattutto nella ricezione degli attacchi. Qui Arelic, di cui abbiamo parlato in precedenza, il primo punto del set è il suo. Sembra avermi ascoltato, Luca, ho chiamato un suo maggiore apporto alla squadra campana e immediatamente ha messo a segno un ottimo lungo linea che porta la sua squadra sull'1-0. Servizio di Delellis, come in apertura di match quasi si scontrano Mezzi e Agostino, Goesch in qualche modo, Perkan a cercare ancora Arelic, il tocco del muro, pallone che rimbalza sul nastro, diventa nuovamente giocabile per Perkan, che viene murata, pallone però largo. Qui un'azione piuttosto confusa, con qualche imprecisione da una parte e dall'altra. La Perkan poi trova le mani di Vivi Goesch, muro out, e quindi 2-0 in favore della Kyoto Caserta. E Delellis, Sara Delellis nuovamente al servizio, ragazza nata in provincia di Roma, ancora Arelic, 3-0. Qui un po' imprecisa Chieri in ricezione, Anna Mezzi, che tanto bene aveva fatto in questo fondamentale nella prima frazione, qui commette un errore piuttosto banale e consente alla squadra ospite di portarsi sul 3-0. Delellis, Mezzi, Vingaretti cerca centralmente Agostinetto, Delellis attenta allora all'alzata adesso di Barone a cercare Perkan, che prova da lontano ma mette troppo lungo il pallone. Molto buono qui l'attacco di Perkan, era sicuramente una soluzione molto molto difficile, il pallone termina fuori di pochissimo e Chieri che si porta sul 3-1 e va imbattuto con Vivian De Araujo Goesch. Proprio lei numero 10 della formazione di Chieri, arrivata in estate in terra piemontese, in quella che è la sua prima esperienza al di fuori dei confini brasiliani. Ancora il punto per Caserta. Caserta che si porta sul 4-1, ha iniziato questo secondo set con un piglio sicuramente diverso, più aggressivo rispetto al primo, e i risultati si vedono con il 4-1 in favore della squadra di Gagliardi. Punto messo giù e portato a casa da Fabiola Facchinetti. Servizio di Arelic, Agostinetto dall'altra parte, ancora Arelic con un pugno, Perkan in qualche modo riesce a mandare di là il pallone Porzio, adesso è Giulia Salvi, 4-2. Qui Giulia Salvi con tutta la sua esperienza, giocatrice classe 1984, mette giù un pallone in un momento molto molto difficile e consente a Chieri di rimanere attaccata al treno della partita. Giorgia Vingaretti, numero 18 del Fenera, suo servizio centrale ricevuto da Barone, poi Perkan, tocco del muro, Mezzi, Vingaretti chiama in causa ancora una volta Marta Agostinetto, trova la posizione di Arelic, può provare l'attacco Perkan, Vingaretti, c'è un fischio dell'arbitro, punto assegnato a Caserta. Caserta che, lo ripetiamo, sembra letteralmente trasformata in questo inizio di secondo set, ma sembra trasformata anche Chieri, che ha un po' smarrito la verve dell'inizio della partita. Fabiola Facchinetti, 5-2 per le ospiti, le giocatrici di Caserta. Serena in ricezione e poi ad attaccare, a portare a casa il punto da capitano. Beh, capitano vero, un attacco implacabile, la Vingaretti
consegna a lei questo pallone in un momento così delicato e Natalia Serena non tradisce. E adesso va anche alla battuta, vediamo se Chieri riuscirà a riportarsi sotto, siamo ovviamente solo in apertura di set. La ricezione di Arelic, l'attacco di Perkan che prova un pallonetto, Agostino ancora, fischio dell'arbitro, ancora punto assegnato alla Kyoto. Qui Chieri che commette qualche errore di troppo, la squadra sembra non posizionata nella maniera ottimale in campo, c'è un po' di imprecisione, tutto questo va a favore della squadra di Caserta. Sonia Perkan, ancora un servizio molto potente, Giorgia Vingaretti a sorpresa. È il suo marchio di fabbrica, Luca, spesso nei momenti difficili adotta queste soluzioni imprevedibili che colgono di sorpresa la difesa ospite, anche in questo caso l'ha fatto in un momento molto molto delicato della partita. Giulia Salvi, si continua un punto a testa e quindi un servizio a testa, Barone è andata in ricezione, l'attacco centrale provato questa volta da Perkan, dall'altra parte Agostinetto, il muro tocca il pallone, ancora Perkan chiamata in causa, con che potenza Sonia Perkan. Sonia Perkan si era vista già nel primo set, in questo secondo parziale sta giocando con ancora maggiore convinzione e sta facendo un po' il ruolo avuto dall'Agostinetto nel primo set. E d'altronde sono le due giocatrici con più esperienza in campo. Porzio, mezzi, riceve, Vingaretti ha cercato Goesch, il tocco della difesa di Caserta. Anna Mezzi mette giù un pallone molto molto bello su cui nulla può la difesa ospite e Chieri che si riporta sotto 7-5. Non muore mai la squadra di Max Gallo, Luca. Eh sì, e nessuno soprattutto sembra voler fare due punti di fila in questa fase del set. Vediamo se ci riuscirà Chieri a partire dal servizio di Agostinetto. Barone viene cercata, Casillo mette abbondantemente a lato e quindi sì, Chieri riesce a mettere due punti di fila. Qui ci sono delle proteste però da parte delle giocatrici in campo perché il punto viene assegnato a Caserta, la squadra rosanero che si porta quindi sull'8-5. Eh sì, l'arbitro ha preso questa decisione, non me ne ero accorto, anche le ragazze di Caserta probabilmente non lo avevano fatto visto che non si stavano preparando a battere, ma non c'è tempo perché Vivi Goesch dall'altra parte fa punto e si carica. Qui la premiata ditta Vingaretti Goesch confeziona un punto molto molto bello e molto molto importante, aveva bisogno la giocatrice brasiliana di questo punto per entrare subito nel vivo della partita visto che fin qui si era vista un po' a sprazzi. Ancora punto a punto e quindi 6-8 in favore di Caserta, ha provato l'ace mezzi, quasi riesce il miracolo e sì, è riuscita a fare punto con un miracolo Caserta. Sì, Caserta che conquista questo punto un po' fortunoso, si porta sul 9-6, Chieri che non riesce a ridurre ulteriormente le distanze. De Lellis riprende quindi il giro dei servizi da colei che aveva servito per prima, Serena, e ancora una volta serve una squadra, fa punto l'altra. Eh sì, è una fase del match dove nessuna delle due riesce a progredire in un senso o nell'altro, le distanze rimangono invariate, 9-7, ma c'è ancora tanto da giocare, Luca. E Vivi Goesch proverà a interrompere questo che ormai sembra quasi un incantesimo. Perkan dall'altra parte e l'incantesimo non si interrompe perché stavolta a fare il punto è Caserta. Implacabile Sonia Perkan dall'angolo opposto, riesce veramente a trovare un punto bellissimo, un attacco su cui nulla può la difesa di Chieri. Arelic numero 3 pronta ad andare a servire, ricezione mezzi, Vingaretti cerca l'attacco centrale di Giulia Salvi. Giulia Salvi che conferma di avere la mano veramente calda, d'altra parte al centro Caserta non sembra avere giocatrici in grado di contrastarle, quindi fa bene Giorgia Vingaretti ad utilizzare quest'arma. E proprio Giorgia Vingaretti che tu Roberto hai nominato va a servire, ricezione di Arelic, cercata Perkan, non era proprio precisissima l'alzata ma se l'è cavata la ragazza croata, dall'altra parte il pallonetto di Serena sembrava forse aver pizzicato la linea, invece l'arbitro chiama fuori, il pubblico non è d'accordo.
Pallone termina out, il pubblico non è d'accordo, ma resta comunque il bel gesto tecnico da parte di Natalia Serena, che aveva tentato un ottimo pallonetto. Pubblico che continua nelle proteste, arbitro che ovviamente non si lascia condizionare, non potrebbe che essere così. Allora dall'altra parte Facchinetti serve, Agostino evita l'ace, Agostinetto, punto per Chieri, si continua punto a punto. Roberto, bel set, bellissimo set e bellissimo anche questo attacco da parte dell'Agostinetto, fa quello che può il muro di Caserta, ma poi il pallone cade nel campo della squadra campana e quindi 11-9 si prosegue punto a punto. E si scalda ovviamente anche il palazzetto, i cori dei tifosi, Serena, Barone in ricezione, l'alzata di Casillo e quasi siamo al miracolo. Roberto, due punti consecutivi per una delle due squadre. Hai detto bene, era successo veramente di rado e qui, anzi non era successo mai, e qui la Giulia Salvi ancora una volta si dimostra di essere una delle giocatrici più in partita e trova questo importantissimo punto per le sue compagne. Serena, servizio raccolto da Barone, Perkan con tutta la sua potenza, poi riescono quasi nel miracolo le giocatrici di Chieri, ma il pallone termina largo. Aveva fatto il possibile Chieri su questo pallone, non è riuscita a portare a casa il punto, ma comunque da sottolineare il grande impegno, la grande tenacia con cui sono andate a cercare di recuperare questa palla, quindi buon segno dal punto di vista caratteriale per coach Max Gallo. Roberto, abbiamo ovviamente un po' scherzato sul fatto che nessuna delle due squadre riuscisse a fare i due punti consecutivamente, però questo è proprio quello che ci aspettavamo. In questo secondo set stanno emergendo quei valori che mettono anche in classifica le due squadre quasi alla pari. Sì, un grande equilibrio. Nel primo set Caserta non era mai entrata pienamente in partita, in questo invece è scesa in campo in maniera molto più determinata. Chieri sta ritornando su buoni livelli dopo un inizio un po' balbettante, quindi insomma tutto lascia presupporre un finale di set assolutamente da vivere fino in fondo. Terminato il timeout tecnico, quello dei 12 punti, siamo 12 a 10 in favore delle giocatrici ospiti che hanno, lo ricordiamo, perso il primo set per 25-20, ma appunto sono in vantaggio in questo secondo set che può riprendere con la battuta di Perkan. Agostino, Vingaretti a cercare l'attacco di Anna Mezzi, grandissimo attacco da parte di Anna Mezzi, ha provato a opporsi Caserta in ricezione ma non ha potuto farci niente, quindi Chieri che si riporta sul 12-11. Meno uno quindi per Chieri e Giulia Salvi, la centrale della formazione di coach Gallo, si è occupata della battuta. Perkan, Serena dice di no, Vingaretti va a cercare Agostinetto che prova il pallonetto, si lancia Delelli, se riesce a salvare Perkan, il tocco di Vivi Goesch, parità. Grandissimo muro da parte di Vivi Goesch che riconquista la parità per la sua squadra e soprattutto blocca la giocatrice croata che fin qui era sembrata davvero incontenibile. Ricordiamo Vivi Goesch che a settimo è stata vittima di un brutto infortunio, ma si sta riprendendo alla grande, lo ha già fatto nella partita precedente contro Anagni e si sta ripetendo seppure a sprazzi anche quest'oggi. Entrata sul campo di gioco anche la numero 6 Gabbiadini e qui l'attacco vincente di Sonia Perkan, torna avanti Caserta e qui Perkan sbaglia una volta ma non due, un attacco veramente di rara potenza e lasciano dire Luca una giocatrice lussuosa per la categoria. Assolutamente sì, la stiamo apprezzando in questa sfida. Servizio di Porzio, protesta il pubblico ma il punto Chieri lo porta a casa comunque, quindi non servono le proteste. Le proteste non servono, qui Vivi Goesch trova un bel punto e si conferma di essere entrata in partita proprio nel momento più caldo di questo secondo set. 13-13, un set che lo ribadiamo per ora è molto bello e adesso inizia la fase più calda. Agostinetto, Barone in ricezione, Dell'Ellis alza a cercare la neo entrata, Gabbiadini, il suo punto. Bellissimo attacco da parte della Gabbiadini che incrocia in maniera veramente perfetta,
fin qui non si era visto molto, però l'ala classe 1992 di Caserta può essere una risorsa importante in questa seconda fase di secondo set. Anche lei una delle ragazze, una delle poche ragazze confermate dal roster dell'anno scorso, prova di nuovo la magia già tentata in precedenza Vingaretti, non le riesce e stavolta Gabbiadini trova la rete. Gabbiadini qui è stata un po' troppo frettolosa, ha incrociato troppo questo attacco che è terminato in rete. È chiaro che in questa fase del set tutti gli errori costano più cari e quindi bisogna stare molto molto attenti e cercare di commetterne il minor numero possibile. Anna Mezzi pronta ad andare alla battuta, la numero 4 di Chieri, ed eccolo uno di quegli errori che non andrebbero fatti in questo momento. Assolutamente Luca, vincerà chi sbaglierà di meno, chi concederà meno all'avversario, quindi bisogna cercare di essere precisi e determinati e di combattere su ogni pallone. De Lellis, ricezione serena, Vingaretti cerca Agostinetto che arriva però male sul pallone, lo appoggia di là in bagger, poi l'attacco provato dalla numero 11 Facchinetti, adesso Perkan che ci può provare con la sua potenza. Perkan, che partita la sua! Una grandissima partita, e d'altra parte le compagne la cercano nei momenti più delicati, un attacco veramente imprendibile, una giocatrice che sta veramente facendo la differenza. De Lellis, il suo servizio sulle mani di Mezzi, Vingaretti cerca dall'altra parte Serena che incrocia, Gabbiadini non è perfetta, la aiuta Barone, allora Gabbiadini rimanda di là Agostinetto, Vingaretti, ha provato Anna Mezzi ma è molto attenta De Lellis, allora attenzione ancora Perkan, stavolta murata in qualche modo Mezzi, adesso l'attacco di Serena, il punto di Fenera Chieri. Molto brava qui Natalia Serena, si è vista chiusa dal muro ospite, allora non avendo altra soluzione ha cercato le mani del muro trovando un grandissimo punto, una giocatrice che veramente nei momenti difficili non tradisce. 15-16 in vantaggio Caserta, ma al servizio torna Chieri, torna Vivi Goesch, ragazza brasiliana. Suo servizio raccolto da Gabbiadini che quasi scivola rialzandosi. Perkan, ancora una volta Sonia Perkan non sta sbagliando quasi nulla. Luca qui ha incrociato questo attacco bellissimo, fa veramente fatica Chieri a contenerla e sta cercando di trovare le contromisure adatte. Angela Gabbiadini per la prima volta in questo match si occupa del servizio, batte al salto. Vingaretti si arrampica col pallone quasi lottandosela con Porzio, Serena da lontano, proprio Gabbiadini, De Lellis può cercare ancora Perkan, il tocco del muro, Vingaretti, Agostino chiama all'attacco Agostinetto, si oppone come può Barone, poi Salvi, pasticciano quasi le ragazze di Caserta ma riescono a rimandare il pallone di là, Vingaretti chiama ancora in causa Marta Agostinetto. Grande attacco di Marta Agostinetto, ma lasciami sottolineare la bellezza dell'azione, perché è uno scambio lunghissimo, difese e attacchi da una parte e dall'altra, quindi veramente uno spot per la pallavolo, Luca. Come uno spot sta diventando questo secondo set, perché come abbiamo detto più e più volte, ma d'altronde sta andando così la partita, si va punto a punto, 16-17, Giorgia Vingaretti ad occuparsi della battuta in un momento che sta per diventare decisivo di questo set, ci prova con potenza Facchinetti, batti e ribatti, pallone che viene rimandato nella metà campo di Chieri che adesso prova con Natalia Serena, che punto di Natalia Serena! Serena e Agostinetto insieme a Giulia Salvi sono le giocatrici che stanno trascinando Chieri nella rimonta di questo secondo set, quindi Giorgia Vingaretti ha a disposizione due bocche da fuoco veramente difficili da fermare per Caserta. Eh sì, ogni volta può scegliere se andare a destra, a sinistra, al centro, sicuramente ha sempre ampia scelta la Vingaretti che adesso ha servito. Perkan prova l'attacco, proprio Vingaretti in qualche modo si oppone, pallone che però si alza, va a colpire il soffitto. Dall'altra parte la Perkan non è da meno, sta mettendo giù pallone dopo pallone, quindi veramente una bella sfida nella sfida questa. In vantaggio di un punto Caserta va a servire con Fabiola Facchinetti che palleggia un attimo e poi si appresta a compiere il movimento del servizio. Serena Vingaretti viene a chiamare in causa Agostinetto,
che chiede un tocco del muro, tocco che però non c'è, proteste anche abbastanza timidi dell'Agostinetto. Sì, qui un attacco un po' impreciso, il tocco del muro non c'è stato, il pallone è terminato out, ha ancora qualcosa da ridire Marta Agostinetto, ma la decisione del direttore di gara ci pare corretta, Luca. Coach Gallo chiama timeout, lo chiama perché Caserta sta allungando 19-17 e in questa fase del match può, del set più che del match, può essere l'allungo decisivo. Sì, un vantaggio sicuramente consistente, importante, due punti alla fine del set, però Chieri ha dimostrato in passato di sapersi riprendere da momenti apparentemente molto molto critici, quindi da qui alla fine possiamo aspettarci veramente di tutto. Time out che va a concludersi, ragazze che stanno rientrando in campo, si parlano ovviamente per darsi le ultime indicazioni e si riprenderà con nuovamente Fabiola Facchinetti, la centrale nata a Milano 26 anni fa, il 30 aprile dell'89. Può andare a occuparsi di questa nuova battuta, ecco il suo servizio ampiamente lungo e largo però. Qui una scelta veramente non buona quella della Facchinetti, che spreca un punto molto molto importante, un servizio sbagliato in maniera piuttosto deludente, quindi Chieri che si riporta sotto e si riporta a meno uno. E va col capitano Serena. Gabbiadini si occupa della ricezione, l'attacco provato da Porzio, il muro di Agostinetto, parità nuovamente. Parità, abbiamo detto bene in precedenza, Chieri dal meno 2, in men che non si dica, si riporta sul 19-19 e quindi finale tutto da vivere, ma grande determinazione in questo frangente da parte della squadra di Gallo. E allora timeout dall'altra parte, chiamato da Gagliardi, che ovviamente deve rimproverare le sue ragazze, dare magari due indicazioni, perché dopo l'ultimo timeout, parziale breve ma importante, 2-0 per Chieri. 2-0 per Chieri con errori piuttosto grossolani commessi da Caserta, pensiamo a quello in battuta della Facchinetti o a questo attacco comunque un po' frettoloso, quindi insomma ripetiamo, vincerà chi sbaglierà di meno e bisognerà limitare al massimo gli errori. Serena va a servire proprio sotto lo spicchio dei supporter di Caserta, che provano con il battito delle mani e lo sventolare della bandiera a incitare le proprie beniamine. Servizio di Serena, quasi si scontrano due ragazze di Chieri, la Porzio e la Gabbiadini, poi Casillo manda di là in bagger l'attacco di Giulia Salvi, Gabbiadini si oppone, Porzio ha la possibilità di attaccare il muro, poi col piede Barone è riuscita a mandare la palla di là, mezzi ancora Barone, allora De Lellis può alzare cercando Perkan che attacca da con potenza Agostino. Adesso Agostinetto che incrocia in qualche modo Porzio, lottano sotto rete le due centrali Casillo e Salvi, dall'altra parte Porzio, Salvi ancora Vingaretti, cerca Marta Agostinetto che prova col pallonetto, se lo aspettava De Lellis ma pasticcia con Casillo e Chieri per la prima volta nel set va in vantaggio. Pasticciaccio brutto, come si usa dire in questa occasione, uno scambio bellissimo concluso poi in maniera piuttosto goffa da Caserta e Chieri che si porta in vantaggio. E pubblico che alza i decibel, alza il volume della sua voce. Serena, ricezione Porzio, alzata a cercare Perkan, il tocco del muro Barone, c'è il fischio dell'arbitro che ravvisa una scorrettezza e allora punto per Caserta. Si lamentano qui le giocatrici di Chieri, vediamo Giulia Salvi che non è d'accordo, però Caserta si riporta in parità e quindi ancora grande equilibrio e grande suspense fino alla fine. Momento decisivo del set e allora Gagliardi deve affidarsi alla giocatrice di maggiore esperienza da un punto di vista almeno internazionale, dentro nuovamente Arelic, fuori Gabbiadini e servizio per Perkan che però sbaglia proprio lei. Da lei non ci si aspettano questi errori, questo tipo di errori. Sicuramente è uno sbaglio che può costare caro in una fase così decisiva del set. Caserta che sta regalando forse qualche punto di troppo a Chieri in questa fase, vediamo se le bianco-blu riusciranno ad approfittarsene. Salvi, lei restituisce l'errore. Salvi che aveva sbagliato pochissimo fin qui, era stata molto molto precisa la giocatrice romana, sbaglia una battuta tirandola sulla rete, quindi restituisce a Caserta l'errore precedente.
Porzio che va a servire 21-21, set tiratissimo fino alla fine. Agostino, Vingaretti a cercare Agostinetto, Marta Agostinetto, 22-21. Ancora una volta la sua mano pesantissima si fa sentire, uno scaldabagno su cui non può nulla la difesa di Caserta. Marta Agostinetto non ci sta e vuole regalare anche questo secondo set alla sua squadra, mentre entra il talismano Sofia Moretto nella formazione collinare. Eh sì, fine set e tocca di nuovo a lei. Abitudine, vediamo se questa volta toccherà il pallone, perché prima è stata in campo solo per un punto e non lo ha toccato. Qui il servizio di Agostinetto, Perkan, il tocco ancora al muro di Vivi Goesch. Vivi Goesch che non si è vista moltissimo fin qui, ma lo ha sempre fatto nei momenti più importanti, mettendo giù punti veramente decisivi. Anche in questo caso porta sul più 2 la sua squadra, avvicinandola alla conquista del secondo parziale. Ed è un più 2 che pesa, Roberto, perché siamo 23-21, infatti nuovo timeout, perché adesso davvero non si può più sbagliare, ogni errore può costare il set, e se in caso di vittoria del set per Caserta si andrebbe sull'1-1, qualora il set andasse a Chieri saremmo 2-0 e quindi Chieri si aggiudicherebbe già almeno un punto. Lo sa molto bene coach Gallo, che infatti sta cercando di caricare le sue ragazze per fare spingerle a conquistare questo set, che sarebbe veramente oro colato per Chieri. Marta Agostinetto pronta ad andare nuovamente al servizio, pubblico che ricomincia a incitare le padroni di casa all'urlo di Chieri, Chieri. Vediamo la numero 9, una delle giocatrici, l'abbiamo detto più volte, più rappresentativa per il Fenera. Il punto direttamente dal servizio per Marta Agostinetto, set point. Di Marta Agostinetto, set point, ma ricezione sicuramente non impeccabile da parte di Caserta. Un errore che in questo frangente non ci voleva per la squadra campana. Tocca allora di nuovo a lei, alziamo la voce come la alza il pubblico. Marta Agostinetto sbaglia questa volta, mette lungo. Stavolta mette lungo, ha voluto cercare di sorprendere la difesa di Caserta, non ci è riuscita, 24-22, ma Chieri che ha ancora a disposizione 2 set ball. Di nuovo fuori Moretto, anche questa volta non è riuscita purtroppo per lei a rendersi protagonista, non è stata però chiamata in causa. Dentro di nuovo Vingaretti, Mezzi in ricezione, alzata di Vingaretti proprio a cercare Anna Mezzi, il pallonetto, Porzio l'aspettava lì e allora Arelic mette fuori, secondo set per Chieri, 25-22. Arelic che prosegue la sua partita non brillantissima, e Chieri che con la grinta che l'ha sempre contraddistinta in questa stagione, anche nelle passate stagioni, riesce a portare a casa anche questo secondo set in rimonta e, lo ripetiamo, a mettere una seria ipoteca sulla conquista di questa, sulla conquista di questa partita, anche se manca ancora moltissimo e potrà succedere qualsiasi cosa da qui alla fine. E Chieri che così si aggiudica, come detto, almeno un punto, visto che per vincere Caserta avrebbe a questo punto bisogno di andare al tie break, e in questo modo si aggiudica anche la certezza di non essere superata al termine di questo turno dalla formazione campana. Hai detto molto bene, quindi anche in caso di sconfitta, ipotetica sconfitta per 3-2, Chieri farebbe comunque un punto. E Chieri che sicuramente dopo un inizio non ottimale è poi rientrata in partita con le unghie, con gli artigli, riuscendo a rimediare a una situazione che sembrava piuttosto difficile. Quindi grande grinta, grande cuore da parte della formazione di Gallo, mentre forse qualche imprecisione di troppo e un po' di rammarico da parte di Caserta per non avere portato a casa un set che sembrava comunque alla portata. Vediamo che sono di nuovo sul campo di gioco i ragazzi della Ludo Sport Like Saber a fare queste esibizioni di combattimenti di spada laser. Roberto, Chieri che non è particolarmente abituata a portare a casa entrambi i primi due set di una partita, perché in stagione ci è riuscita solo nella prima partita, nella prima uscita stagionale, quella contro Filottrano, e ci è riuscita nell'ultima partita casalinga, prima ovviamente di quella di oggi, contro Rovigo,
sicuramente, quindi approccio giusto, squadra che costantemente in crescita. In crescita e che ha dato continuità, spesso magari dopo la vittoria di un set si può subire il rientro della squadra avversaria, invece Chieri ha mantenuto salda la concentrazione, la voglia di vincere, ha dato continuità a quanto di buono fatto vedere nel primo set, conquistando anche il secondo. Dall'altra parte invece Caserta, non lo avevamo detto al termine del primo set, è tornata a perdere appunto il set di apertura dopo ben 6 incontri consecutivi in cui lo aveva vinto, e la formazione di coach Gagliardi solo una volta in stagione aveva perso entrambi i primi set, era successo contro Saugella Team Monza e il parziale era stato molto pesante perché poi la partita si era chiusa per 3-0. Come può reagire la formazione appunto guidata da Gagliardi? Beh, sicuramente giocando come nella fase iniziale del secondo set con grande grinta, grande decisione e limitando gli errori che sono stati a tratti veramente troppo numerosi. Credo inoltre che dovrebbe variare maggiormente le soluzioni offensive la squadra ospite, in quanto la Perkan sicuramente è una garanzia, però non può essere cercata troppo frequentemente perché altrimenti il gioco rischia di diventare alquanto prevedibile. Terminato il momento dell'esibizione dei ragazzi appunto della Ludosport Like Saber, terminata quindi anche la pausa tra un set e l'altro, ragazze che hanno ripreso il campo, il terreno di gioco se così vogliamo chiamarlo, e terzo set che dunque può cominciare, si aprirà esattamente come si era aperta l'intera partita, ovvero con Sara Delellis a servire. Agostino riceve, Vingaretti cerca Vivi Goes, Delellis si oppone, Facchinetti va a cercare Perkan, tocco del muro e il primo punto del set è per Caserta. E per Caserta proprio con la Perkan che ricomincia là da dove aveva finito, quindi ancora una volta si conferma una giocatrice su cui si può fare affidamento. Delellis, di nuovo lei, secondo servizio di questo terzo set, ancora Vivi Goes, stavolta Delellis mette la mano, la manda però sul soffitto, uno pari. Grandissimo punto da parte della centrale brasiliana che sta crescendo moltissimo, ha disputato un ottimo finale di secondo set e anche all'inizio di questo terzo parziale vuole confermarsi protagonista. E Vivi Goes, di cui parlavi, che va a occuparsi della battuta, Vivi Goes che è in continua crescita, una partita dopo l'altra, evidentemente sempre più dentro i meccanismi del campionato italiano. Qui l'attacco di Perkan è vincente. Ancora Perkan che incrocia ottimamente questo attacco, prima va trovato il mani fuori del muro, qui non c'è opposizione né del muro né della difesa di Chieri che nulla può di fronte a questo attacco, e 2-1 per Caserta. Arelic va a servire, la giocatrice come detto in precedenza della nazionale bielorussa. Agostino, Vingaretti cerca il tocco centrale di Giulia Salvi, dall'altra parte può attaccare Porzio e lo fa bene. Molto brava qui Porzio a trovare il buco nella difesa di Chieri, giocatrice in crescita comunque anche la Porzio, che può dare un contributo importante alla formazione di coach Gagliardi. 3-1, Arelic ha servito, mezzi, Vingaretti va a cercare Natalia Serena, ancora il muro, ancora Serena, Salvi va a cercare ancora una terza volta Natalia Serena, instancabile. Un grandissimo punto qui da parte di Natalia Serena, gli viene data fiducia ripetutamente da parte della Vingaretti, che fa bene perché spesso e volentieri viene ripagata con risultati positivi. E adesso proprio colei che hai nominato, Giorgia Vingaretti, è pronta a servire, quasi si scontrano Porzio e Barone, l'attacco stavolta è molto impreciso da parte della Sonia Perkan. Sonia Perkan che probabilmente comincerà a essere anche piuttosto stanca e poco lucida perché viene cercata veramente molto molto spesso dalle sue compagne, quindi Chieri che si porta sul 3-3. 3-3, Vingaretti ha servito, Barone, ancora Perkan che prova a smentirci. Vingaretti, pallone per Serena, tocco del muro, Agostino si arrampica, riesce a toccare il pallone che diventa giocabile per Agostinetto. Perkan dall'altra parte prima riceve, poi va a schiacciare e si fa perdonare l'errore precedente. Un lungolinea
veramente imprendibile. Ci ha provato l'Agostinetto, ma nulla ha potuto di fronte alla potenza di questo attacco. Sì, attacco molto potente, infatti vediamo anche la Silvia Agostino un attimo dolorante, ma ovviamente pronta a riprendere il gioco. Il gioco che riprende proprio con lei che riceve il servizio della Facchinetti, ma non riesce a salvare. E qui una ricezione non buona sicuramente da parte dell'Agostino, che però si rende subito conto del suo errore e chiede scusa alle compagne. E sul punteggio di 5-3 a favore di lei e delle sue compagne, Fabiola Facchinetti va nuovamente in battuta. Stavolta Agostino è più precisa, Vingaretti per Agostinetto, c'è il tocco del muro, pallone che si spegne lontano e punto per Chieri. Ottimo attacco qui da parte di Agostinetto, che trova le mani del muro e anche lei comunque vuole, ci tiene a confermarsi sul pezzo anche in questo terzo parziale. È spuntato nel frattempo anche un tamburo nella zona dei tifosi di Caserta, che così provano a spingere ancora di più le proprie ragazze. Perkan, Agostino cerca Agostinetto, che arriva in qualche modo, è molto bravo ancora una volta Barone, poi Porzio che viene murata, di nuovo il libero Barone a cercare ancora Perkan, tocco del muro, Dell'Ellis tocca e mette fuori causa tutte le sue compagne. Mette fuori causa le sue compagne, ma grandissima intensità e caparbietà da parte di Chieri, che non vuole far cadere questo pallone, alla fine trova la soluzione vincente. Bel gesto di fair play intanto tra Porzio e Agostinetto, che si erano quasi scontrate nello scambio precedente e si sono ovviamente chiarite e strette subito la mano. Proprio Porzio adesso prova a schiacciare, la mette lunga, ma c'è stato un tocco del muro, quindi il punto è per Caserta. Partita molto bella fin qui, Luca, questo terzo parziale che si conferma molto equilibrato, 6-5 in favore di Chieri, ma Caserta che non ha nessuna intenzione di mollare. Sonia Perkan, di cui tanto abbiamo parlato, serve l'ace. Grandissimo ace in salto, l'era mancata, gli erano mancati i punti su battuta, ma ha dimostrato di saperci fare ampiamente anche in questo fondamentale. Vediamo se riproverà la stessa soluzione o inventerà qualcosa di diverso. Cambia e cambia anche il risultato, perché Agostino riesce a rispondere. Poi Giulia Salvi dal centro trova questo attacco più di precisione che di forza e tiene le sue compagne a ridosso della formazione ospite. Ridosso perché siamo 6-7 a favore di Caserta, con però le ragazze del Fenera alla battuta. Salvi, ricezione di Arelic, cercata centralmente Perkan, murata da Vivi Goesch, che ne sta facendo diversi di muri vincenti. Molto brava Vivi Goesch, ma l'avevamo sottolineato in precedenza, alla lunga cercare sempre la stessa giocatrice può diventare una soluzione prevedibile. Infatti qui si aspettavano l'attacco della Perkan, hanno risposto molto bene le giocatrici collinari. 7-7 Salvi alla battuta, l'attacco ancora una volta di Perkan, serena, e proprio lì Vingaretti, mezzi, arriva in qualche modo Perkan in difesa, serena, Vingaretti alza, cerca dietro Agostinetto, tocco del muro, allora serena, Vingaretti dall'altra parte a cercare Anna Mezzi, ancora il muro di Caserta, ragazze che non vogliono mollare quelle campane, allora Barone, Dell'Ellis, Perkan, anzi Casillo questa volta. Casillo qui è stata molto molto brava a trovare il varco nella difesa di Chieri, che ha orchestrato una buona azione, ma con poca fortuna, quindi Caserta che si mantiene in vantaggio 8-7. E adesso Porzio, Noemi Porzio, come già accennato in precedenza, ragazza nata a Novara, serve, sbaglia però, tanti errori in battuta per Caserta. Tanti errori qui, la Porzio che ci aveva abituato a delle buone giocate nell'inizio di questo terzo set, commette questo errore in battuta che consente a Chieri di riportarsi in parità. 8-8, scambi intensi e punteggio che ovviamente rimane in grande equilibrio, e Marta Agostinetto pronta ad andare a servire. Sua battuta abbastanza precisa, Barone, non è precisa la sua ricezione, Goesch quasi riesce a portare a casa il punto, poi non si capiscono Vingaretti e Agostino, pallone allora dall'altra parte dove può arrivare l'attacco di Arelic, Agostinetto nulla può. Molto brava qui Arelic con questo lungo linea, il pallone passa nei pochi centimetri a disposizione e va a trovare veramente un punto molto molto tecnico la giocatrice bielorussa.
9-8 Casillo, pronta a servire la centrale di Caserta, trova Leis ma non posizionata in maniera ottimale qui la capitana del Fenerachieri Natalia Serena, e quindi 10-8 per Caserta che si porta sul più 2. Avevamo sottolineato prima qualche errore di troppo in battuta, da sottolineare però come in questo terzo set sono già 2 gli ace messi a segno da Caserta, e su 10 punti totali sicuramente un numero importante. Hai detto molto bene, anche se quest'ultimo è più frutto dell'errore di Chieri che della bravura di Caserta, così come anche in questa azione non si capiscono le giocatrici di coach Gallo, c'è forse un po' di confusione nella squadra locale, Luca. Sì, qualche difficoltà a leggere questi servizi di Luisa Casillo, lei che è nata a San Giuseppe Vesuviano, provincia di Napoli. Vediamo, e questa volta però lei sbaglia e quindi risolve la grana a Chieri. Sì, una fase poco spettacolare del match, piuttosto brutta, con errori da una parte e dall'altra in ricezione e in battuta. Ne risente sicuramente lo spettacolo, ma Chieri che si riporta sul meno 2. E Anna Mezzi può andare a occuparsi lei a questo punto della battuta. Suo servizio che passa la rete dall'altra parte dell'Ellis a cercare Arelic. Agostinetto mette la mano, manda però fuori causa Mezzi che era dietro di lei. Arelic che si conferma in partita in questa fase dell'incontro, sono già 2 i suoi punti in questo frangente, quindi insomma una giocatrice importante di grande qualità che non può fare mancare il proprio apporto alla sua formazione. Time out tecnico sul 12-9. Roberto, avevi chiesto tra virgolette a Caserta di non cercare sempre la Perkan, ti hanno ascoltato perché, come giustamente dicevi, in questa fase di inizio terzo set le ragazze di Gagliardi stanno anche provando soluzioni diverse come gli attacchi di Porzio e di Arelic. Dall'altra parte forse un po' di confusione. Hai detto molto bene, Luca, variare gli attacchi può diventare imprevedibile e più difficile da gestire per le avversarie, mentre Chieri è un po' imprecisa in questa fase, forse anche a causa della stanchezza. Vedremo che cosa ci riserverà questa seconda parte di terzo set. Terzo set che riprenderà fra pochi secondi perché la pausa, il time out tecnico si è concluso. Quindi i due coach hanno avuto modo di andare a correggere quello che non è funzionato in questo avvio di terza frazione. Punteggio di 12-9 a favore di Caserta, che adesso riprende con Delellis. Mezzi che riceve il servizio, Agostinetto da lontano, tocco del muro, attenta Porzio, viene cercata ancora Arelic. Mezzi, Vingaretti chiama in causa Natalia Serena che si arrampica ma si limita a mandare di là il pallone. Allora ci può provare Perkan. Mezzi sempre molto attenta, Serena, tocco del muro, la sua schiacciata non è stata troppo potente. Arelic, il tocco delle giocatrici di Chieri, poi la rete e nulla riesce a fare Vivi Goes. Arelic che conferma di essersi letteralmente trasformata in questo terzo set, ancora un punto molto molto bello il suo, mentre arriva il time out chiamato da coach Gallo. Arelic, ricordiamo, giocatrice di grande esperienza internazionale nonostante la giovane età, perché è soltanto classe 1991. Curiosa questa scelta, Roberto, di coach Gallo di chiamare subito un altro timeout, chissà se per dare indicazioni o forse per far rifiatare le proprie ragazze, apparse anche, come giustamente hai detto tu, un po' stanche. Evidentemente ha visto qualcosa che non andava nel posizionamento in campo delle sue ragazze, sul piano tattico sta cercando di catechizzarle, perché per Chieri il set non è ancora perso, e sicuramente una vittoria per 3-0 oltre che per la classifica sarebbe molto molto utile anche per il morale della squadra di casa. E Caserta che ovviamente non vuole regalare questa soddisfazione a Chieri pur essendo in tempi natalizi, e allora proverà ad allungare questa partita. L'attacco di Natalia Serena, così si comporta un capitano, Roby. Veramente nei momenti più delicati lei c'è, un attacco, un missile che va a stamparsi a terra, quindi non poteva farci veramente nulla, neanche la migliore ricezione. Vivi Goes, punteggio di 10-13, il vantaggio di Caserta. Il servizio di Vivi Goes ricevuto da Arelic. Perkan, Mezzi,
E qui non si capiscono Perkan e Porzio, che hanno rischiato, il pallone poi è terminato fuori, ma hanno rischiato il pasticcio. Grande difesa di Mezzi e poi, aiutata un po' dalla fortuna, Caserta riesce a trovare il suo 14° punto. Pallone che è davvero uscito di pochissimo, Arelic la sua battuta, qui il pallone invece esce di molto. Errore di Arelic, lo ripetiamo, è una fase dell'incontro con alcune imprecisioni, probabilmente la stanchezza comincia a farsi sentire da una parte e dall'altra. E allora, se c'è stanchezza, i due coach possono ricorrere a delle sostituzioni, così fa Gagliardi che toglie proprio Arelic dal campo e getta nella mischia nuovamente la numero 6, Angela Gabbiadini. Servizio di Vingaretti, ricezione di Porzio, Dell'Ellis a cercare Perkan, il tocco del muro vincente, Giulia Salvi. Qui Perkan ha forse voluto strafare con un colpo molto molto difficile, la Salvi dall'alto della sua grande esperienza è rimasta attenta fino alla fine, ha trovato un muro importantissimo per il 12° punto del Fenerachieri. Battuta di nuovo di Vingaretti, Gabbiadini, alzata di Dell'Ellis, prova il numero, la numero 11 Facchinetti, arbitro ravvisa una scorrettezza di Giulia Salvi e assegna il punto alla Chioto. Anche se hanno qualcosa da ridire le giocatrici di Chieri, ma la Chioto Caserta che conquista il suo 15° punto e trova già un consistente vantaggio per 12-15. Facchinetti pronta ad occuparsi di questa battuta, servizio forte, ben controllato però da Agostino, prova Serena e qui Casillo velocissima a gettarsi sul pallone. Molto brava qui Luisa Casillo, con grande opportunismo mette giù il pallone senza pensarci due volte, più 4 per Caserta che adesso comincia a crederci, Luca. E si sta allungando Caserta e ha nuovamente la possibilità di servire con Facchinetti, Agostino, Vingaretti, cerca Serena. E attenta Caserta, poi ancora Casillo, ha provato un'altra magia, sarebbe stata la seconda consecutiva, Anna Mezzi! Straordinario attacco dalla seconda da parte di Anna Mezzi, la schiacciatrice di Chieri trova un punto molto molto importante, 16-13, Chieri rimane in partita, Luca. E vediamo se questo punto di pura potenza e grinta può caricare le sue compagne di squadra che qui hanno servito con il capitano Serena. Perkan in campo. Qui Perkan trova l'angolo giusto proprio alla fine del campo e un punto straordinario il suo, come d'altra parte ci aveva abituato durante tutto il corso della partita. Adesso va anche a servire come sempre con potenza, Mezzi riesce a fermare il pallone, Agostinetto prova il numero, Barone molto attenta, Perkan costretta a mandare solo il pallone di là senza troppe velleità, poi Salvi il tocco del muro di Luisa Casillo. Luisa Casillo centrale, classe 1988, 188 centimetri, sta veramente facendo la differenza in questo frangente perché ha messo a segno due giocate molto molto positive da parte di Chieri, sicuramente un errore abbastanza banale da parte della Salvi, non ci aspettavamo uno sbaglio così da una giocatrice come lei, ma d'altra parte errare è umano, Luca. E Gallo, che però probabilmente sarà d'accordo con te, ma non vuole più vedere errori, e allora chiama un altro timeout, perché sul 13-18 Chieri o corre immediatamente ai ripari oppure sarà costretta a lasciare questo set alle mani di Caserta. La situazione per Chieri si fa piuttosto critica, 5 punti da recuperare non sono pochi, però la squadra locale ci ha abituato a diverse rimonte anche nel set precedente, quindi tutto può ancora succedere anche in questo terzo set. Perkan con la sua solita potenza, Agostino, poi Salvi aiutata un po' dal nastro. Aiutata dal nastro, aveva forse chiuso troppo il braccio in questo attacco la centrale di Chieri, ma è riuscita comunque a trovare il punto e quindi 18-14. E tocca a lei andare alla battuta numero 14 di Roma, nativa di Roma, la centrale del Fenera, già in rosa nella scorsa stagione. Perkan prova da lontanissimo e trova un altro punto, Sonia Perkan. Dalla seconda linea trova un altro punto, veramente incontenibile la giocatrice croata quest'oggi.
Porzio può andare a servire. 14-19 il punteggio, in vantaggio ovviamente la formazione campana. Ecco Porzio, Agostino, Vingaretti chiama Annamezzi, tocco ancora del muro, allora serena Vingaretti, stavolta prova la soluzione Agostinetto, anche stavolta però è attenta la formazione di Caserta. Gabbiadini, tocco del muro, Vivi Goes risponde ancora una volta presente. Qui la Gabbiadini aveva provato a sorprenderla ma non aveva fatto i conti con le mani della brasiliana, che mette giù un pallone veramente caldissimo. E ogni set entra un pochettino prima Sofia Moretto, stavolta entra sul punteggio di 15-19 a lasciarle il posto e nuovamente Giorgia Vingaretti, quando invece Marta Agostinetto è pronta a servire. L'idea è probabilmente quella di alzare il muro, Luca, vedremo questa azione che cosa ci riserverà. Servizio di Agostinetto, ricezione Barone, poi la giocata provata e trovata ancora una volta da Casillo. Molto brava qui Luisa Casillo, con grande intelligenza a mettere giù questo pallonetto, lo spazio a disposizione era davvero molto poco ma lei è stata molto molto precisa. C'è una mossa quasi a sorpresa di coach Gallo, che rinuncia in questa fase del match ad Agostinetto e getta nella mischia Diletta Curiazio, che finora ha fatto solo una partita in stagione, lei che è nata proprio a Chieri, infatti riceve subito un caldo applauso del suo pubblico, e lei a cercare Moretto che prova col mancino e trova il punto. Le due nuove entrate, Curiazio Moretto, le due nuove entrate trovano una buona combinazione. D'altra parte l'opposto, Sofia Moretto è una giocatrice che ha tanta qualità, quindi giusto puntare su di lei da parte di coach Gallo e mettere in campo forze fresche. 16-20, vediamo se Chieri riuscirà a rifarsi sotto, se Caserta porterà a casa questo set. Gabbiadini, proprio Curiazio, Agostino ancora una volta per Moretto col mancino, mette un po' in difficoltà Barone che però è attenta. Perkan anda di là, Agostino, Curiazio ancora per Moretto, tocco del muro, Barone, Delellis a cercare Gabbiadini, Agostino si oppone con forza, serena prova il pallonetto e attenta Porzio dall'altra parte, il pallonetto tentato e riuscito da Sonia Perkan. Ottimo pallonetto da parte di Sonia Perkan, grandissimo cuore di Silvia Agostino che prova ancora una volta a ricevere questo pallone, non ci riesce, ma è encomiabile comunque l'impegno da parte di Chieri, pur con una formazione un po' rimaneggiata in questa fine di terzo set. E cambia ancora perché esce anche Natalia Serena, tocca a Ilenia Migliorin, quindi forse anche un po' di turnover per coach Gallo in un set che sembra ormai aver preso la strada della campagna. Ilenia Migliorin, giocatrice di grande qualità, chissà che non possa dare un apporto importante in questo finale di terzo set, anche se lo ripetiamo, la rimonta da parte di Chieri è davvero difficile. Delellis, Mezzi, Curiazio chiama Vivi Goes, ancora Barone che ogni tanto si trasforma in un vero e proprio muro. Gabbiadini, Agostino non vuole essere da meno del libero campano. Ha provato Migliorin ma non ha portato a casa il punto. Ci prova Perkan ma trova Agostino. Ancora un'alzata di Curiazio, ancora per Sofia Moretto. Il tocco del muro, punto per Chieri. Non sono d'accordo le giocatrici ospiti, ma il tocco del muro c'è stato e quindi Sofia Moretto trova il 17° punto per Chieri, un buon approccio alla gara il suo. Avevamo sottolineato nel primo set come fosse dura a morire la formazione di Caserta, stessa cosa adesso possiamo dire di Chieri, che ovviamente non molla nonostante il punteggio sia 17-21. Goes, Barone, ancora Perkan, Goes si oppone, Migliorin e lei stavolta ad alzare cercando Moretto, il tocco del muro, ancora Sofia Moretto che non fa rimpiangere la Agostinetto nel ruolo di opposto, sicuramente lo ripetiamo un apporto davvero aggressivo il suo alla gara, è entrata subito in partita e lo ha fatto nel migliore dei modi. E non deve essere facile entrare in una fase già caldissima del set e farlo così bene, ma lo dicevamo prima, Sofia Moretto è abituata. Time out chiamato da coach Gagliardini perché zitta Chieri sta provando a rifarsi sotto, siamo 21-18. Vede gli spettri della rimonta Nino Gagliardi, vuole correre ai ripari chiamando il time out.
Sicuramente Chieri è ritornata sotto in queste ultime azioni e Caserta non vuole farsi trovare impreparata e non vuole regalare a Chieri questo set che significherebbe vittoria per 3-0. Si rientra in campo, squadre rientrano in campo, l'esperienza di Vivi Goes al servizio in questa fase cruciale di terzo set, ancora qualche istante, mentre vediamo che anche coach Gallo sente la partita e si disseta per riprendere probabilmente un attimo fiato. Goes, errore grave il suo. Errore grave soprattutto a questo punto, quando tu sei in piena rimonta non devi sbagliare nulla, perché altrimenti regali punti importanti alle avversarie e soprattutto fai, come dire, calare l'intensità. Gabbiadini dall'altra parte, Mezzi chiama Curiazio che cerca ancora Sofia Moretto, ancora una volta mette giù un grandissimo pallone, non ha potuto fare nulla la difesa di Caserta, veramente una soluzione potentissima, e adesso reinserisce la Agostinetto Gallo per tentare il tutto per tutto in questo finale di terzo set. Chieri che quindi schiera in questa fase del match un doppio opposto, vediamo questa soluzione tattica scelta da coach Gallo come andrà, se ovviamente riuscirà a portare i frutti sperati o meno. Moretto, il suo servizio mancino, mette quasi in difficoltà Barone. Perkan, pallonetto, Agostino, attenta Agostinetto, nulla può, non si sono capite qui le ragazze di Chieri. E qui ancora un errore da parte di Chieri che vanifica quanto di buono fatto nell'azione precedente. Sta giocando con grande grinta e grande intensità la formazione di Gallo, ma ci sono troppi errori che condizionano l'andamento del set e lo spingono nella direzione di Caserta. Doppio cambio per Caserta, dentro Bottarelli per Chieri, di nuovo dentro Vingaretti al posto di Moretto, e si riprende col servizio affidato alle mani di Facchinetti, punteggio di 19-23. Ecco il servizio di Facchinetti, migliorin, Vingaretti chiama dall'altra parte Agostinetto che mi pare abbia trovato la linea, e così pallone assolutamente in campo quello dell'Agostinetto, nonostante le timide proteste da parte di Caserta, e quindi Chieri che rimane in vita 23-20. E Ilenia Migliorin va a servire, spinta dal suo pubblico che come sempre, e come è giusto e normale che sia, a fine set alza il volume. Migliorin, Bottarelli tocca il primo pallone della sua partita, Perkan, Migliorin, Vingaretti, Agostinetto prova ancora il pallonetto, si salvano in qualche modo le giocatrici di Caserta, ma mettono fuori, si caricano le ragazze del Chieri. Si caricano, caricate anche dal loro grande pubblico che, come hai giustamente sottolineato in precedenza, riesce a trasformare spesso e volentieri questo palazzetto in un'autentica bolgia. 23-21, distanze ridotte, finale tutto da vivere. Gagliardi rigetta nella mischia Porzio, facendo tornare in panchina Irene Bottarelli, e adesso Ilenia Migliorin nuovamente al servizio, pallone che quasi sembrava andare in rete, invece è passato di là il muro di, non ho visto se Agostinetto o Salvi, comunque punto per Chieri. E qui la Perkan si è fatta sorprendere, era convinta di riuscire a passare, ma non ha fatto i conti con il muro di Chieri che si riporta a -1, e quindi Caserta, un po' in confusione in questo frangente, inizia probabilmente a subentrare la paura di perdere un set che sembrava ormai praticamente già vinto per la formazione ospite. E miglior antidoto alla paura non c'è che un time out chiamato ovviamente subito da Gagliardi, perché Chieri, come stavamo dicendo, si è rifatta sotto -1, 23-22. Roberto, ci aspettavamo una bella partita, nel primo set Chieri ha avuto vita tra virgolette facile, in questi ultimi due set, ultimi per ora, lo spettacolo non è mancato. Non è mancato e si è confermato l'equilibrio che avevamo pronosticato in fase di presentazione. Terminato il time out, si può riprendere, si riprende con Ilenia Migliorin alla battuta, la numero 15 di Chieri. Porzio
cercata Casillo, quasi riusciva nel muro vincente Giulia Salvi, il pasticcio qui delle ragazze di Caserta, parità 23-23. Parità, Chieri che completa la sua straordinaria rimonta e si porta sul 23 pari. Adesso l'inerzia del match è tutta dalla parte di Chieri, tutta nella direzione delle padrone di casa. E il Pala Maddalene ovviamente è sempre più una bolgia, lo sentirete e apprezzerete sicuramente anche da casa. Migliorin, ricezione Gabbiadini, prova Perkan, ancora Migliorin, e allora Vingaretti può chiamare in causa Agostinetto, tocco del muro, Migliorin è proprio lì, Vingaretti chiama Giulia Salvi, match point per Chieri. Grandissimo attacco da parte di Giulia Salvi, ma voglio sottolineare l'ottima difesa di Ilenia Migliorin. Era prevedibile che Caserta andasse a cercare la Perkan, la giocatrice più pericolosa in attacco, così è stato, ma Chieri ha risposto presente ed è andata a trovare un punto fondamentale che la porta a un passo da questa partita. Ilenia Migliorin al servizio, 24-23, Porzio. L'occasione per Giulia Salvi che si può mangiare le mani, ha messo in rete questo match point. E qui Giulia Salvi ha avuto veramente la palla decisiva tra le mani, ha sbagliato, si sta rammaricando, ma d'altra parte gli errori ci possono stare, soprattutto in una fase così calda la tensione può giocare brutti scherzi. Perkan, Mezzi, Vingaretti a chiamare in causa Agostinetto, Gabbiadini si oppone, Delellis può andare a cercare ancora Perkan, in qualche modo miracolosamente Migliorin, ancora per Mezzi, tocco del muro, quasi si scontrano Agostino e Salvi, Agostinetto, Marta Agostinetto, che potenza questa ragazza! Grandissimo attacco da parte dell'Agostinetto, non era stata impeccabile in precedenza l'alzata della Vingaretti verso la Mezzi, poi ha cercato appunto l'opposta in maglia numero 9 di Chieri, che ancora una volta non ha tradito. Nuovo match point in favore delle padrone di casa. E tocca a Giulia Salvi, lei che prima è stata davvero un passo dal chiuderla questa partita. Il suo servizio, altro errore per Giulia Salvi che in questa fase del match, mi permetto di dire, sta un attimo pasticciando. Ancora un errore da parte di Giulia Salvi e ancora un match ball vanificato per il Fenera Chieri, che infatti vediamo la Vingaretti che chiama maggiore concentrazione dalle sue ragazze. Porzio, Migliorin ancora bene, Agostinetto, Marta Agostinetto, che giustamente indica Ilenia Migliorin come autrice quasi del punto. Veramente in palla Marta Agostinetto, non sta sbagliando un colpo, l'avevamo forse vista un po' di meno nella fase iniziale di questo terzo set, ma quando il gioco si fa duro le giocatrici migliori cominciano a giocare. E adesso tocca di nuovo a lei, terzo a lei andare a servire ovviamente, terzo match point per Fenera Chieri, Marta Agostinetto alla battuta, pubblico di Caserta che comunque non smette di supportare le proprie giocatrici. Adesso proverà Perkan da lontano, invece manda solo di là senza troppa convinzione, Vingaretti, Mezzi, tocco del muro, Barone, Delellis a chiamare ancora Perkan, Goesch, poi prova il miracolo, la Vingaretti, nulla può, ancora parità, non molla neanche Caserta. Non molla neanche Caserta, set bellissimo, nessuna delle due squadre ci sta a perderlo e ne sta venendo fuori veramente un bello spettacolo per il pubblico. 26-26 e Luisa Casillo va a servire, cercando di portare per la prima volta a un set point Caserta. Goesch non è per nulla d'accordo e allora porta un altro match point a Chieri. Grande attacco da parte della centrale in maglia numero 10 di Chieri, altro match point 27-26 e adesso Gallo inserisce la capitana Natalia Serena. Probabilmente ha bisogno di tutto il suo carisma in questa fase conclusiva. Roberto, permettimi di sottolineare che è uscita Ilenia Migliorin, un autentico muro in questa fase di match, ha giocato benissimo quando ha fatto il suo ingresso in campo. È entrata veramente alla grande in partita. Mezzi il servizio, altro errore di Chieri, il secondo match point sprecato alla battuta. Pubblico di casa che comincia a rumoreggiare, perché ogni volta che la vittoria della partita sembra a portata di mano, poi arriva un errore a vanificare tutto per Chieri. Delellis, Caserta che ovviamente prova ad approfittare di queste imprecisioni di Chieri, ma anche Delellis sbaglia, restituisce il favore. E qui probabilmente, come abbiamo già ripetuto più volte, la tensione gioca brutti scherzi, si vedono tanti errori,
e adesso Vivi Goes cercherà di regalare la vittoria alle sue compagne. Quinto tentativo di match point, Vivi Goes, stavolta la battuta passa quantomeno la rete. Perkan, tocco del muro, Vingaretti, questa partita vuole proseguire. 28 pari qui Sonia Perkan che trova un bellissimo punto, ancora una volta cercano le sue mani, le sue compagne perché sanno che si tratta comunque di una garanzia. Arelic, altra giocatrice d'esperienza, mezzi, Vingaretti, cerca Serena, Natalia Serena, sesto match point. Trova un pertugio nel muro avversario il capitano di Chieri e regala l'ennesimo match point alle padrone di casa. 29-28, set veramente infinito, interminabile Luca. E anche molto bello ovviamente Roberto. Vingaretti, numero 18, prova lei. Arelic, Delellis a cercare Perkan che la mette out. Venera Chieri batte 3-0 Kyoto Caserta e questa la possiamo quasi definire un'impresa, perché vincere 3-0 una partita di questa difficoltà, Roberto, non è per nulla semplice. Non è per nulla semplice, ancora una volta è stata cercata la Perkan che questa volta non è riuscita a mettere giù il punto, ma veramente anche in questo frangente un grande cuore, un grande carattere da parte di Chieri, un set che sembrava ormai perso per la squadra di Gallo, sembrava indirizzato verso Caserta, sulla via di Caserta Chieri veramente è riuscita a mettere in campo tutta la grinta, tutta la convinzione necessaria anche da parte di giocatrici fin qui meno impiegate che sono entrate subito alla grande in partita ed ha trovato una vittoria davvero bellissima, un grande regalo di Natale possiamo dire per il pubblico di casa. Mi ero permesso di definire quasi turnover le scelte di coach Gallo quando il set sembrava stesse per scappare via dalle mani di Chieri, invece sono state tutte mosse vincenti, i punti di Sofia Moretto, i miracoli soprattutto in difesa di Ilenia Migliorin hanno permesso la rimonta e poi dopo tanti match point Chieri è riuscita a chiuderla. Ricordiamo Roberto i parziali 25-20, 25-22, 30-28, Chieri che fa 3 punti, si porta a 20 adesso. In questa fase di campionato forse è presto per dirlo, però Chieri un pensierino ai playoff può iniziare a farlo. Può senza dubbio iniziare a farlo e mi ricollego al tuo discorso precedente dicendo che l'ottima prestazione delle giocatrici entrate dalla panchina è un segnale molto molto importante per l'allenatore, perché è evidente che si può fare affidamento su tutto il gruppo anche nei momenti più difficili, che ci sono tutte titolari e che quindi può pescare da una rosa piuttosto ampia l'allenatore delle Collinari. Dall'altra parte in chiusura sottolineiamo come Caserta fa un pochettino fatica a chiudere i set, così è stato nel secondo, nel terzo set di questa partita, così era stato anche contro la Delta Informatica nell'ultimo turno, quindi forse manca un po' di precisione in chiusura proprio di frazioni per Caserta. Un po' di precisione e un po' di convinzione nei momenti più caldi della partita, manca forse quel qualcosa che consentirebbe di chiuderla, quindi direi un 3-0 che però è un risultato un po' bugiardo, nel senso che soprattutto gli ultimi due set sono stati molto molto combattuti, con l'ultimo davvero, come abbiamo sottolineato prima, interminabile, quindi 3-0 ma partita molto molto combattuta e molto bella che non ha tradito le nostre attese. Allora siamo davvero in chiusura amici di The Black Studio Sport Live, io vi ringrazio per l'attenzione, vi auguro nell'occasione, visto che ci siamo quasi, un felice e sereno Natale a tutti, una buona serata da Luca Giannini e Roberto Maccario.